5 anni, è nato con una paralisi cerebrale. Non esistono cure mediche per la sua condizione. Quando Dimitri è nato, i medici ci dissero che non sarebbe mai stato in grado di camminare, che non sarebbe mai stato indipendente, che avrebbe avuto ripercussioni sulla salute in quanto si trattava di una malattia cronica, che non sarebbe mai guarito. Non abbiamo provato strade alternative. Personalmente mi fidavo solo degli approcci tradizionali, finché alcune persone di cui ci fidavamo, visto che le conoscevamo bene, ci parlarono di Eric. Per noi guarire è alzarsi dalla sedia a rotelle, recuperare la vista, l'udito, i tumori scompaiono, qualsiasi cosa, queste cose succedono. All'inizio pensavamo di partecipare ad un seminario che ci mostrasse alcuni modi per aiutare Dimitri in famiglia. I genitori di questo bambino arrivarono e mi chiesero se potessi tenere una sessione curativa dopo la presentazione che avevo fatto. Beh, risposi, qual è il problema? E mi spiegarono che il bambino soffriva di paralisi cerebrale. Al termine del seminario si incontrarono per la prima volta solo per un po', circa 10-15 minuti. Nella paralisi cerebrale c'è un aspetto molto comune, ovvero i piedi non sono in grado di stare poggiati per terra. Il tallone resta sollevato. Era già previsto un intervento chirurgico per questo. Il bambino doveva indossare supporti e imbragature. Per potersi alzare, doveva appoggiarsi ai mobili o ai vestiti degli altri. Per poter scendere le scale, era obbligato a sedersi e a spingersi giù un gradino alla volta. E per risalire, doveva tirarsi su con le mani e strisciare sulle ginocchia. Salimmo sul palco con Dimitri, lo adagiammo sul letto e gli dicemmo di stare tranquillo e di collaborare con Eric e che non sarebbe accaduto nulla che lo avrebbe. Adesso tiene la mano aperta, è rilassata e interagisce con la mano sinistra molto meglio. Questo è molto d'aiuto, non tiene più il pugno chiuso. Era una cosa che gli dava molto fastidio. E quando desiderava abbracciarci, prima lo faceva con una sola mano. Adesso lo fa con entrambe e dice, «Vedi, posso farlo, adesso sono grande». Ovviamente la sua mano non ha una totale funzionalità, ma insieme alla sinistra riesce in qualche modo a muoverla e non la rifiuta. Forse l'aspetto più affascinante della guarigione riconnettiva è che la si può imparare. Beh, non pensavo fosse qualcosa che si potesse imparare. Pensavo fosse qualcosa che solo Eric sarebbe stato in grado di fare,
Non pensavo di poter acquisire anch'io queste capacità e aiutare gli altri, i miei vicini, i miei amici. Ma durante il programma, proprio davanti a noi, vedevamo che sì, puoi imparare davvero ad aiutare gli altri. Quando vedi l'esempio vivente davanti ai tuoi occhi, così come vediamo nostro figlio, allora penso proprio che non puoi fare a meno di crederci. Ci sono guarigioni sorprendenti che si verificano continuamente. Tuttavia, la medicina allopatica tradizionale non ha modelli o spiegazioni su come si possano verificare queste guarigioni. Non capiamo nemmeno come avviene una guarigione così semplice come quella di una banale ferita che può farsi un bambino. Non sappiamo con certezza che cosa accada. La risposta può trovarsi nel cambiamento che si sta verificando nella nostra comprensione dell'universo. Ogni cultura antica e ogni cultura nativa ha immaginato l'universo come un'unità, come un cerchio, e l'uomo al centro di esso. Fu solo con le scoperte di Isaac Newton e Cartesio che fummo strappati dalla struttura del nostro universo e venne creato questo modello macchina dove la mente è separata dal corpo e noi siamo separati gli uni dagli altri. E questa idea della separazione è alla base del pensiero occidentale. Quindi, Newton descrisse un universo ben regolato di cose separate che operano in spazio e tempo, regolati da leggi fisse. L'idea del corpo come una macchina, il corpo come una macchina ben regolata, dove i due motori del corpo sono il cervello e il cuore, e l'orchestra centrale è diretta dal DNA. Questo è il modello che abbiamo e pensiamo ai vari processi localizzati in alcune parti del corpo. Cosa c'è di sbagliato in questa idea? Praticamente tutto. Il corpo è totalmente decentralizzato. In un certo senso non c'è un cervello centrale, ma il cervello è più simile a un'antenna ricevente. Si avvicina al concetto di traduttore di informazioni, una ricevente e una trasmittente di informazioni, ma non è il deposito centrale delle informazioni. Nel nostro mondo convenzionale, in biochimica e biologia cellulare, ci concentriamo sull'assunto newtoniano di un mondo materiale. Nel corso della storia della scienza ci siamo concentrati sempre più sulla realtà meccanica e abbiamo abbandonato il concetto di energia e dei campi quali informazioni e biologia. Questa è una prospettiva newtoniana che dice concentrati sulla materia, non prestare attenzione al resto. Tuttavia adesso ci stiamo rendendo conto che la mente è un campo energetico di pensieri che possono essere letti con l'elettroencefalogramma. O ancora di più interessante, è un nuovo processo chiamato magnetoencefalogramma, MEG. Mentre con un elettroencefalogramma si applicano degli elettrodi sulla pelle e si legge l'attività cerebrale, un magnetoencefalogramma è una sonda esterna alla testa e legge i campi dell'attività neurale senza nemmeno toccare il corpo. Quindi, fondamentalmente, quando si elabora con il cervello, si trasmettono campi. Tra il 1875 e il 1920 si verifica un enorme sviluppo della biochimica e si credeva quindi che la chimica, probabilmente, e che noi stessi fossimo un meccanismo regolato da leggi chimiche. La risposta è porre il giusto componente chimico nel corpo per poter star meglio. Fino a un certo punto questo è corretto, ma non sembra essere corretto per le malattie croniche. È corretto nel breve termine. All'epoca si verificò un'altra scissione intellettuale nella fisica, poiché l'idea più accreditata era quella del mondo newtoniano dell'universo macchina. E qualche folle in Danimarca, Germania e in minor parte in Inghilterra sviluppò la fisica quantistica e affermò che non tutto funzionava come si credeva. Le cose non stavano così. E c'erano enormi anomalie riscontrate in fisica che non potevano essere spiegate. E la conclusione di ciò fu che la vecchia idea di un universo meccanico dove tutto accade per una ragione specifica, in maniera specifica, doveva essere abbandonata. La fisica quantistica ha cambiato la nostra percezione della realtà rispetto a 80 anni fa. Questo nuovo punto di vista deve ancora essere incorporato nel nostro attuale modello biologico. Il problema principale con l'attuale modello biologico è che è limitativo e meccanicistico.
Ciò significa prima di tutto che cerca di spiegare tutto in termini di piccoli pezzi, in genere le molecole, in quanto sono le parti più piccole degli organismi. E in secondo luogo cerca di trattare l'organismo come una macchina che funziona semplicemente in termini di fisica e chimica. Si presume che la reazione chimica nel corpo sia centrale e la ragione principale, in base all'attuale teoria, deriva dalla collisione molecolare che fa sì che una molecola collida con un'altra e così si scambino le informazioni, dando vita a una catena di processi chimici. Pensiamo a una normale cellula. Possiamo immaginarla come se fosse una piscina e le molecole sono come una coppia di palle da tennis in questa piscina. E secondo questa teoria, si suppone che una palla da tennis trovi un'altra palla da tennis in questo ampio bacino d'acqua in maniera istantanea. E questo dovrebbe giustificare tutti i milioni di attività istantanee che si verificano nel nostro corpo ogni secondo. È grottesco! L'esistente sistema di controllo della medicina moderna è fatto di enzimi, ormoni, non di coscienza, emozioni, campi. Tutto quello che c'è come sistema di controllo è fatto di enzimi e ormoni e riteniamo che questo sia alquanto inappropriato per spiegare l'intera maestà del comportamento umano e della malattia e di tutto quanto il resto. Non è possibile. La medicina di oggi lavora ancora sul vecchio paradigma della fisica che risale ai tempi di Newton e al primato della materia. La fisica moderna ha da tempo eliminato questo paradigma e comprende che non è la materia ma la mente o lo spirito ad avere il primato, sebbene quest'ultimo non venga definito come spirito, ma come insieme di campi di energia, come campi di energia intelligente. Guardiamo la scienza come a qualcosa di assolutamente vero e come una storia che è stata già scritta. Ma la realtà è che la scienza è una storia raccontata a puntate. Ed ogni nuovo capitolo spesso perfeziona o cambia completamente ciò che è stato detto in precedenza. Questo pendolo intellettuale ondeggia verso l'idea dell'olismo e guarda come funziona un intero sistema. I medici sono partiti dall'osservazione del funzionamento di ogni singola cellula e hanno approfondito il livello cellulare. Tutto questo è stato fatto per 100 anni. Bene, abbiamo imparato molto, ma non sappiamo ancora come le cellule comunichino tra loro e come gestiscano le informazioni. Quando avevo 15 anni, ebbi un grave incidente in motocicletta. Mi trovavo su una motocicletta sulla quale non sarei dovuta essere e fummo colpiti da un'auto, procurandomi una ferita alla gamba molto grave che richiese 66 punti di sutura. Al momento dell'impatto, ricordo chiaramente di aver avuto un'esperienza extracorporea. La mia coscienza guardava il mio corpo ondeggiare nell'aria e infine cadere a terra. Fu come uno shock quando ritornai nel mio corpo. Ciò mi convinse che forse la mia coscienza non è solo nel mio cervello, ma che è permeata di maggiori qualità. E poi, quando dovetti affrontare le gravi conseguenze dell'incidente, mi parlarono della possibilità di amputare parte della gamba, ricordo che ero distesa ingessata dall'anca alla caviglia e pensavo a come rianimare il mio sistema immunitario attraverso il pensiero, in modo da favorire la guarigione della mia gamba. Stavo sdraiata sul divano e visualizzavo il mio sistema immunitario e lo sentivo fremere. Sentivo la guarigione che si stava verificando nella mia gamba e non provenivo da una famiglia di medici. Non sapevo affatto da dove venisse questa idea, ma era in qualche modo noetico. Proveniva direttamente da me quello che era necessario che io facessi. E alla fine mi tolsero il gesso e per fortuna, come vedete, sono ancora una creatura con due gambe. E quindi penso che ci fosse qualcosa, come dire, nella mia esperienza personale con quella guarigione. C'era qualcosa che riguardava il riconoscimento del fatto che la mia mente era importante per il mio corpo e io lo sapevo in maniera intuitiva. Mente, intenzione, credenze. Possono questi fattori influire sulla guarigione? Se credi di avere una malattia incurabile, se ci credi veramente, hai ragione. Se credi che il tuo problema sia curabile, allora hai comunque ragione. Dipende tutto dalle tue intenzioni.
Quando si dice intenzione, che cosa si intende? L'intenzione ha un ruolo nella guarigione quando si pensa a come i propri pensieri e le proprie emozioni e cognizioni influenzino il sistema immunitario ed endocrino. E sappiamo che ciò accade. Sappiamo che le persone che avvertono un enorme accumulo di stress, ad esempio, hanno una ridotta capacità in termini di funzionamento del sistema immunitario. È stato scoperto in laboratorio negli ultimi 15 o 20 anni, ad esempio, che l'intenzione ha effetti fisici. Quindi, ad esempio, di recente abbiamo svolto uno studio reclutando coppie in cui uno dei partner aveva il cancro e al partner del paziente con il cancro abbiamo insegnato quello che noi chiamiamo il programma dell'intenzione compassionevole. Gran parte di esso aveva a che fare con la meditazione. Si trattava di aprire il proprio cuore, si parlava di energie sottili. E in seguito a questo programma formativo abbiamo chiesto loro di tornare a casa e continuare ad esercitare questo intervento per 8 settimane. Li abbiamo fatti tornare e li abbiamo fatti accomodare in laboratorio. Abbiamo monitorato il paziente malato in una stanza elettromagneticamente schermata, costata 2000 sterline, in modo che non ci fosse possibilità di interferenza da parte di campi elettromagnetici o che i partner dei pazienti con il cancro parlassero con loro alla radio, al cellulare e dicessero: «Ok, adesso respira profondamente». Nel frattempo, il partner che aveva partecipato al programma formativo si trovava in un'altra stanza e guardava l'immagine del suo caro su uno schermo TV a circuito chiuso. Allora, in momenti a caso durante la sessione, abbiamo chiesto loro di inviare intenzioni compassionevoli d'affetto al paziente. L'idea era di vedere se potevano trovare legami tra l'intenzione di una persona e l'attività fisiologica dell'altra. Quello che abbiamo scoperto è che c'era una correlazione significativa nell'attività fisiologica di questa persona e l'attività fisiologica dell'altra. E questo suggerisce che c'è un modo in cui le informazioni vengono trasferite non rilevabile dal modello convenzionale newtoniano di causa e effetto. Cioè, il partner del paziente con il cancro non stava entrando a sussurrare all'orecchio del suo compagno: «Adesso rilassati». Erano ad una certa distanza e non c'era modo per queste due persone di sapere quando questo tipo di interazione sarebbe accaduta, però accadeva. Inviare l'intenzione che io sto meglio è inviare l'informazione che io credo di stare meglio. Significa inviare l'informazione al corpo per correggersi, perché, come diciamo noi, anche un pensiero è vera energia fisica e manda anche informazioni al corpo. È stato ampiamente dimostrato che ciò in cui noi crediamo influisce su come ci comportiamo e agiamo, quindi anche sullo stile di vita. Se non crediamo di poterci aiutare da soli, probabilmente non ci riusciremo. Se non crediamo che l'informazione positiva è utile alla nostra salute e al nostro benessere, allora probabilmente non lo sarà. I nostri pensieri creano il nostro corpo attimo dopo attimo. Quando abbiamo pensieri positivi, rilasciamo certi agenti chimici. Quando abbiamo pensieri negativi, rilasciamo agenti chimici negativi nel nostro corpo. Per me, in quanto osteopata, è assolutamente chiaro che lo stress accumulato nel corpo dalle persone dipende direttamente dai loro schemi di pensiero. Probabilmente l'aspetto principale della guarigione è credere nel metodo che stai usando e continuare a essere positivi. Ci sono così tante prove in medicina che dimostrano che quello in cui si crede è cruciale ed efficace. Ero solita dire alle persone con il cancro, dopo aver fatto ricerche sugli effetti limitati di cure come la chemioterapia: «Non fate più la chemio, funziona solo nel 9% dei casi, non lo faccio più». E il motivo per cui non lo faccio è che credo che ciò in cui credi è la medicina più forte. E se credi che qualcosa funziona, non importa cosa sia, per te funzionerà. È stato condotto uno studio a Houston su alcuni pazienti che si sottoponevano ad un intervento per artrite al ginocchio. La metà di loro fu realmente operata per intervenire sull'artrite,
L'altra metà fu sottoposta a un finto intervento. Gli fu aperto il ginocchio e poi richiuso senza intervenire. Trovarono che a distanza di 3 anni entrambi i gruppi di pazienti riportavano di non avere dolore. Anche i pazienti su cui non si era intervenuti dicevano di non avere dolore. La loro artrite era scomparsa. Ci sono stati altri studi per vedere se ci sono differenze tra andare in palestra e pensare di andare in palestra. E per questo studio hanno preso un gruppo di persone di cui metà allenava i bicipiti in palestra, mentre l'altra metà poteva rimanere seduta in poltrona e pensare di andare in palestra ad allenare i bicipiti. Si è rilevato un grosso effetto sul gruppo che era rimasto seduto in poltrona. I pantofolai avevano comunque aumentato i bicipiti. Realmente il corpo non fa differenza tra, come dire, azione e pensiero. E questo si riscontra ancora più chiaramente con l'effetto placebo. La medicina tradizionale occidentale di solito attribuisce la guarigione spontanea o miracolosa al placebo. Ma cos'è esattamente l'effetto placebo? L'effetto placebo consiste in credere che una persona possa prevalere sul proprio assetto biologico, cioè è così profondamente importante che la scienza abbia riconosciuto che almeno un terzo di tutte le guarigioni, inclusi i farmaci e le operazioni e tutti gli altri interventi allopatici, che un terzo di tutte le guarigioni non ha niente a che vedere con la procedura, ma ha a che vedere con l'effetto placebo. Che una persona creda che la procedura lo guarirà e guarisce nonostante la pillola sia solo zucchero o l'intervento sia finto e non reale. E il motivo per cui è importante è che un terzo di tutte le guarigioni si verifica senza che nessuno faccia altro che avere un pensiero positivo. È quello che mi interessa in quanto biologo ed ex professore in una scuola per medici. È come noi siamo in grado di parlare dell'effetto placebo per circa 15 minuti in un corso di farmacologia e poi completamente ignorare l'importanza del pensiero e dei processi mentali sulla biologia per il resto della formazione medica. I nostri medici non usano l'effetto placebo efficacemente. Non lo studiamo nemmeno e potremmo già da adesso tagliare la spesa sanitaria di un terzo applicando l'effetto placebo. Forse è giunto il tempo di spostare la nostra attenzione e cominciare realmente a concentrarci sulla natura del placebo. Come si spiega che prendiamo una sostanza inerte, qualcosa senza capacità mediche conosciute, diciamo potenziale, e che la sostanza inerte non solo può creare alterazioni fisiologiche nel corpo, ma è realmente in grado di gestire una serie di risposte a catena all'interno di un complicatissimo sistema, andando a colpire il fegato o i reni o i polmoni? Beh, è un grande mistero e non lo comprendiamo. C'è molto da fare ancora. Direi che quello che la medicina chiama effetto placebo è tutto sommato un effetto creato attraverso campi energetici. Come diciamo spesso, bisogna crederci e allora funzionerà. È la verità. Non ci pensiamo, ma in effetti lo facciamo ogni giorno. Se per esempio vogliamo vedere RTL, un canale TV tedesco, premiamo il tasto corrispondente a RTL e ciò significa che ci allineiamo con la frequenza sulla quale RTL si riceve. RTL è sempre presente, ma se non ci sintonizziamo non possiamo riceverla. Quindi, se voglio vedere RTL mi devo sintonizzare, mi devo impegnare. È la stessa cosa. Quando mi concentro su qualcosa con la mia mente, l'informazione segue il focus. L'effetto placebo è davvero un altro modo di parlare della capacità di autoguarigione del corpo e tutto quello che contribuisce a produrne di più sarà un sistema migliore. Volevo disperatamente dei bambini. Era uno dei motivi per cui avevo divorziato. Io volevo dei figli, mio marito no. Quindi mi sono trasferita a Londra pensando che mi ci sarebbero voluti al massimo 2 anni per trovare un nuovo compagno e stabilirmi. Sarei andata via e avrei avuto i miei 2 bambini e sarei stata completamente felice. Questo era il mio piano. Ero molto brava a fare piani. Eccomi, avevo il mio studio di osteopatia, avevo i miei clienti ed ero stressata, frustrata e depressa. Avevo mal di testa da anni. Forse erano 10 anni che avevo quei terribili mal di testa e peggioravo sempre più. A volte duravano anche 5 giorni.
Andai dal mio medico per una visita di controllo e mi disse che il mio livello ormonale era molto squilibrato. Pensò subito che avessi un tumore. Quindi andai a fare un attacco cerebrale e mi diagnosticarono un prolattinoma. Fu uno shock enorme, enorme all'improvviso, e la prima sensazione fu: non è giusto. Andai alla biblioteca medica e cominciai a leggere tutto su quel tumore. E quando scoprii che causava infertilità, pensai: che ironia. Ogni cellula del mio corpo diceva: voglio dei figli, e io avevo creato un tumore che mi impediva di averne. Doveva esserci una qualche ragione, doveva esserci, era molto più di una coincidenza, pensai, e diventai molto curiosa. Grazie al mio background di medicina alternativa, decisi di curarmi in maniera alternativa rispetto ai farmaci ortodossi e alla chirurgia. Ariel decise di usare la programmazione neurolinguistica per affrontare il suo tumore. Quindi cominciai la PNL ad un livello più approfondito. Conseguii il livello di master esperto praticante, tornai a casa e fui totalmente ispirata su quello che potevo fare realmente. Cominciai davvero a capire cosa era la PNL. La PNL è una forma pratica di psicologia che comincia da dove sei adesso e guarda a dove vuoi arrivare e ti svela come. Se hai il mal di testa da 5 giorni e vorresti essere senza un tumore allo stadio finale, il viaggio per giungere dal punto di partenza al punto finale è esattamente quello che cominciamo ad esplorare con la PNL. Ariel fece alcune scoperte molto importanti e iniziò a lavorare con la PNL. Ricordate, ero la persona che credeva che tutte le cellule del suo corpo volessero dei figli. Quello che scoprii fu che in fondo, risalendo alla mia prima infanzia, avevo una tale repulsione di quello che era stata la mia famiglia che l'ultima cosa al mondo che volevo era essere madre. Questo fu un vero trauma. Io pensavo di volere essere una cosa e invece una parte del mio inconscio stava andando in tutt'altra direzione. Quando capii il motivo per cui inconsciamente non volevo dei figli e su cosa si basava, fui in grado di lasciare andare questa cosa e permisi che fosse quello che almeno avevo capito perché avevo creato una vita che non stava seguendo quella direzione. Un giorno sentii me stessa gridare nella mia testa, una vocina che diceva: sono stanca, voglio liberarmi di questo incubo, voglio liberarmi di questo tumore. Mi bloccai atterrita da questa voce nella mia testa e mi dissi: ho tanta rabbia dentro, tanta frustrazione, questo è autolesionismo. Se attacco il mio tumore con tutti questi pensieri di liberarmene, è micidiale, non posso guarire. E non avevo mai pensato di guarire in quel modo. Mi resi conto allora che ogni pensiero che avevo riguardava come farlo andare via. Questo è un conflitto, un enorme conflitto interiore. E decisi di osservarlo più da vicino. E pensai: beh, come sarebbe se accettassi il tumore? E fu qualche anno dopo che ci fu una vera e propria svolta nella mia guarigione, quando mi resi conto che il tumore mi aveva fatto fare un viaggio che non avevo mai programmato. Mi aveva insegnato cose che non avevo mai pensato di imparare. Avevo cambiato l'intera prospettiva. Avevo imparato molte cose su me stessa e gli altri. Capivo cose che prima non capivo. Incontrai persone incredibili, fantastiche in tutto il mondo. Ebbi il sostegno di persone di tutto il mondo. E mi resi conto che mi piacevo molto di più. E quindi pensai: ok, questo tumore non è stato del tutto un male. E se quindi fosse qui per uno scopo o per una ragione? Perché ovviamente sta facendo un buon lavoro. Quindi, se è venuto con uno scopo ed è ancora qui, forse ha ancora uno scopo. Cosa succederebbe se gli dessi il permesso di rimanere per il resto della mia vita?
Accadde 6 mesi dopo questa mia presa di coscienza, dopo che giunsi al punto di accettare la presenza del mio tumore. Andai a fare i miei esami del sangue di controllo e andai dallo specialista. E con mia sorpresa, i miei livelli ormonali erano del tutto normali. E quando il medico li vide, disse: "È incredibile". Io pensai che poteva esserci un errore, pensai che la lettura degli esami del sangue fosse errata o qualcosa del genere. Beh, dissi, è passato così tanto tempo e adesso sono più vecchia, forse i miei ormoni sono cambiati. E lui: no, non può essere questo. E poi disse: questo può solo significare una cosa, il suo tumore è scomparso. E ancora: questo è merito suo, non so come ci sia riuscita, non so cosa abbia fatto, ma devo dirglielo. La conosco da 10 anni e non è la persona di 10 anni fa. Lei è un'altra persona, è completamente cambiata. Quando subiamo una variazione emozionale, diciamo dalla frustrazione alla gioia, in questo tipo di cambi emozionali vengono rilasciati istantaneamente circa 1400 alterazioni biochimiche nel corpo. Se adesso pensate a tutte le vostre emozioni, nel corso della giornata, gli alti e i bassi, e la miriade di tessuti emozionali che si formano attraverso le nostre percezioni, beh, nel corso di una giornata potete vedere che le emozioni creano moltissimi cambiamenti nella nostra fisiologia. Questo spiega perché è importante prestare attenzione alla dieta emozionale come alla dieta fisica. Le forti emozioni negative ci degenerano, quelle positive ci rigenerano. Il calcolo è facile. Più amore, più attenzione, più apprezzamento e la vostra salute avrà più possibilità di migliorare. Una delle scoperte più importanti fatte a partire dall'avvento della fisica quantistica è una cosa chiamata campo del punto zero. Si tratta dello scambio di energia che si verifica tra particelle subatomiche. Tutte le particelle subatomiche si trovano impegnate in una piccola danza di energia. È come una partita di pallacanestro. Si scambiano energia l'una con l'altra e in questo scambio si genera una particella virtuale in meno di un batter di ciglia. Ora, questo piccolo scambio individuale non genera molta energia, è circa la metà di un watt. Ma se moltiplichiamo tutte le particelle subatomiche che si scambiano energia nell'universo, ci si ritrova con questa immane quantità di energia, lì nello spazio vuoto, come uno sfondo ad alta potenza. Mentre la biologia convenzionale si concentra sugli stimoli materiali, la fisica quantistica rivela che sono molto più importanti gli stimoli invisibili. Esiste un'affermazione di Albert Einstein che spiega tutto ciò, ovvero: il campo è l'unica forza dominante della particella. Quello che Einstein intendeva dire era che il campo, le forze energetiche invisibili intorno a noi, sono le uniche forze che regolano le particelle, ovvero la materia delle particelle. E quindi la fisica quantistica dice: il carattere della materia è fondamentalmente determinato dal campo. Come si comunica quindi la guarigione all'altra persona? Beh, esiste il campo. Noi siamo nel campo. Noi siamo il campo. Noi siamo più densi qui e più leggeri nel mezzo. Siamo più densi qui e più leggeri nel mezzo. O qualcuno direbbe: siamo più leggeri nella forma fisica e più densi nel mezzo. Qualunque sia l'aspetto, noi siamo piccole emissioni sonore in questo campo. Un campo di energia, luce, informazioni. Accediamo sempre a questo campo, continuamente. Prendiamo sempre informazioni da questo campo, continuamente. Ciascuno di noi ha visto uno stormo di uccelli in volo e il modo in cui cambia direzione. All'improvviso, tutti gli uccelli dello stormo cambiano direzione. Sembra che una mente superiore controlli contemporaneamente tutti gli uccelli. Ciò accade solo con l'aiuto di questi campi, poiché i campi sono in grado di trasferirle senza perdere le informazioni e soprattutto all'istante, senza ritardi. Entrate in una qualsiasi grande cattedrale negli Stati Uniti, in Europa, ovunque, una cattedrale che sta lì da centinaia di anni o più. Quello che sperimenterete è in quella cattedrale, è il silenzio del timore reverenziale, della soggezione, della quiete, un'esperienza palpabile. Why is that true?
Perché questo è vero? È vero perché per centinaia di anni la gente che si recava in quella cattedrale era nella migliore predisposizione, era reverenziale e in venerazione. E in questo stato d'animo le emissioni quantistiche dal corpo-mente vengono emesse nella cattedrale, assorbite dalla cattedrale e rilasciate nei secoli ai visitatori che vi accedono. Ecco perché sentono il silenzio, la soggezione e la deferenza. Siamo tutti parte di questo gigantesco campo di energia, questo campo del punto zero. Siamo tutti collegati attraverso le distanze estreme del cosmo. Prendiamo una pattinatrice sul ghiaccio. Ci sono cose che è in grado di fare che non sono descrivibili a livello di impulsi nervosi. Gli impulsi nervosi e le reazioni chimiche sono troppo lente per spiegare le sottigliezze della vita. Anche adesso, se controlliamo nei test di psicologia, medicina o biologia e cerchiamo come funziona il sistema nervoso, ci si confronta con la discontinuità di questo sistema-sistema. Il sistema nervoso è composto di cellule nervose che trasportano impulsi elettrici e chimici attraverso il corpo. Se si misurano gli impulsi del sistema nervoso, alcuni viaggiano a 200 miglia all'ora, altri a 2 miglia all'ora. E penso siano i riflessi del dolore a viaggiare molto lentamente. È impossibile comprendere come il cervello o qualsiasi altra parte del corpo possa coordinare il sistema nervoso e tutti i movimenti più complessi, quando si presume che questi impulsi viaggiano a una velocità differenti. È una questione aperta. Se consideriamo un danzatore, egli si muove su tre dimensioni e si muove a tempo. È un mistero come faccia questa persona a coordinare tutti i passi di danza. Sembra impossibile secondo il modello attuale del sistema nervoso. È necessaria la teoria dei campi per spiegare come il sistema nervoso, in tutta la sua complessità, possa coordinare tutto quello che accade in quel corpo. Il cervello può attivare impulsi simultanei attraverso diverse proprie aree virtualmente nello stesso istante. Il significato della coerenza di questi impulsi che si innescano quando è realmente in funzione la consapevolezza è stato individuato dagli scienziati osservando la velocità con cui si possono coordinare tutte le diverse aree che si concentrano nello stesso istante. La coerenza della scarica è più veloce della capacità fisica delle cellule di comunicare da un'area all'altra. Fondamentalmente questi risultati rivelano che il cervello comunica ad un livello più alto rispetto alla trasmissione fisica dei nervi. Il nostro cervello, inoltre, non lavora come ci è stato insegnato a scuola. L'apprendimento non è qui, la memoria non è qui, il linguaggio non è qui. Questi aspetti sono diffusi in tutto il cervello e noi vi abbiamo accesso dal campo. Così è come se ci fosse questa banda di informazioni su cui siamo sempre sintonizzati, anche se non sempre coscientemente. Il cervello non ha una posizione precisa per tutte le cose. Per esempio, nessuno è in grado di localizzare la memoria. E Carl Privrum ha svolto alcuni studi sorprendenti anni fa, studi orribili, in cui si insegnava ai topi determinati percorsi, poi si cominciava la distruzione sistematica del loro cervello. Si scoprì che non importava quanto cervello rimuovessero, i topi si muovevano con estrema difficoltà, ma ricordavano ancora il percorso. Da questo, Privrum capì che non si poteva dire che la memoria ha una posizione specifica, che è molto più delocalizzata. E ancor più radicalmente, la memoria potrebbe non esistere affatto all'interno del cranio, ma forse all'esterno, da qualche parte nel campo. Quindi, quello che abbiamo al posto di questo sistema centralizzato e localizzato è più un paradigma dove il corpo e l'interazione non è qualcosa che termina qui, è qualcosa che termina lì fuori. Noi viviamo un'interazione tra noi e l'ambiente, tra noi e il campo, in qualsiasi momento. Avevo un'anomalia a rene, scoperta con la risonanza magnetica.
I medici volevano operare, fare la biopsia, ma io dissi: no, non voglio farlo. Avevo un guaritore, Adam, un ragazzo di Vancouver che stava sviluppando le sue capacità di guaritore. Voleva lavorarci. Per un mese ci incontrammo una volta a settimana. Con l'aiuto di una fotografia, Adam può percepire il campo del corpo di una persona sotto forma di immagine olografica. Vede le aree dove il flusso di energia è bloccato, che sta a indicare malattia o ferita. Attraverso la sua intenzione di curare, manipola l'energia e le informazioni per risolvere questi blocchi, consentendo al corpo di cambiare. Tornai a fare un'ecografia a distanza di un mese dalla diagnosi. Il radiologo esaminò i dati e disse che qualsiasi cosa stessi facendo dovevo continuare a farlo perché l'anomalia era più piccola e stava scomparendo. Tornai dopo altri 3 mesi e alla fine del 2003, dopo un periodo di cura di 6 mesi, feci un'altra ecografia. L'anomalia era scomparsa del tutto. Il mio rene era tornato normale. Quasi tutte le guarigioni a cui ho lavorato erano remote o a distanza. E non sembrava che la distanza influisse. Questo confermerebbe ancora una volta che si tratta di un fenomeno quantistico. Il guaritore stava a Vancouver, in Canada, io in Florida, all'estremità opposta degli Stati Uniti. Ho continuato a sperimentare modalità diverse di guarigione, per diversi motivi, con diverse persone. Ma il meccanismo è sempre lo stesso. Le informazioni si scambiano e sembra esserci un trasferimento di energia che è palpabile. Adesso sembra che i nostri corpi siano collegati al campo, ma qual è il meccanismo di questa intercomunicazione? Come può avvenire questa connessione? Una possibile soluzione: il biofotone. I biofotoni sono deboli emissioni di luce emanate dalle cellule di ogni essere vivente. Sappiamo che inviamo informazioni con emissioni di biofotoni perché persone come Fritz Popp hanno scoperto che inviamo continuamente piccole correnti di luce. Abbiamo cominciato a studiare questi fotoni. Sapevo fin dall'inizio che non dovevano essere di grande intensità, ma era chiaro che questi fotoni dovevano essere presenti in tutte le cellule interne. Per individuare i biofotoni, il professor Popp e i suoi studenti avevano bisogno di un fotomoltiplicatore che fosse così sensibile da poter vedere una candela a 12 miglia di distanza. Quando un organismo vivente è posto di fronte a un rivelatore di fotoni, è possibile osservare la luce emessa dalle cellule. Abbiamo cominciato a studiare questi fotoni. Sapevo fin dall'inizio che non dovevano essere di grande intensità, ma era chiaro che questi fotoni dovevano essere presenti in tutte le cellule interne. Il professor Popp teorizza che le emissioni possono controllare il metabolismo dei nostri corpi. Le molecole non possono autoregolarsi, devono avere un campo più o meno. Così i fotoni dovrebbero essere il veicolo delle informazioni e ciò è necessario per regolare il metabolismo. Questi biofotoni creano una rete di luce dinamica e coesa all'interno dei nostri corpi. I corpi emettono costantemente luce sotto forma di biofotoni. Sono i biofotoni il meccanismo di controllo del corpo? Non è questa la funzione del nostro DNA, dei nostri geni? I geni non controllano la nostra biologia. Quando si verificano degli eventi ricorrenti nelle famiglie, come ad esempio il cancro, immediatamente guardiamo all'albero genealogico e segniamo tutti gli individui che hanno avuto lo stesso tipo di cancro e che appartengono alla famiglia. Poi ci giriamo e diciamo: ecco, la genetica si sta verificando nella famiglia, devono esserci dei geni cancerogeni. Ciò che hanno tralasciato in questa importante ricerca è che anche quando ci sono figli adottivi in famiglie con il cancro, questi ultimi hanno la stessa propensione a sviluppare il cancro dei figli naturali.
Ma l'aspetto interessante è che il figlio adottivo ha un'eredità genetica totalmente diversa che non tramanderebbe il cancro. Quindi è l'introduzione alle dinamiche familiari, ovvero l'apprendimento delle percezioni, delle credenze e delle attitudini della famiglia che modella il cancro, non la genetica come pensa qualcuno. Esiste una nuova branca della genetica nota come epigenetica, che rivolge questa influenza ambientale all'espressione genetica. Gli epigenetisti hanno scoperto che le informazioni apparentemente all'interno di ogni cellula, vale a dire ciò che stimola, accende e cambia le cose, non è dentro alle cellule, ma fuori. I segnali sono all'esterno, nell'ambiente. Un gene è un blueprint, ecco cos'è, che genera una molecola proteica. E le proteine, ce ne sono oltre 100.000, sono i mattoni su cui si basa la nostra biologia, la nostra struttura, il nostro comportamento. Quindi il punto è, stiamo parlando di blueprint genetici. Fino agli ultimi 10 anni un blueprint era un pezzo cablato di informazioni per generare una particolare proteina. La nuova scienza è sconcertante perché rivela che attraverso i meccanismi dell'epigenetica, attraverso l'influenza dell'ambiente nella lettura dei geni, i meccanismi epigenetici possono produrre oltre 30.000 diverse variazioni da ogni blueprint genetico. E all'improvviso, non appena ce ne rendiamo conto, capiamo che abbiamo potenzialità del tutto illimitate. Questo è un grande cambiamento rispetto a credere che i geni siano deterministici. Adesso i geni sono potenzialità. Se si guarda a livello molecolare, il progetto Genoma Umano ha rivelato che abbiamo circa 25.000 geni, molti meno di quanto si pensava in origine. Il progetto Genoma Scimpanzé ha sequenziato l'intero genoma degli scimpanzé e il loro genoma è virtualmente lo stesso del nostro. Hanno lo stesso tipo di proteine, lo stesso tipo di geni. Difficilmente si capiscono le differenze. Eppure c'è una differenza ovvia. E se non può essere spiegata in termini genetici, in che termini può essere spiegata? E la risposta è, credo, i campi morfogenetici. Così come è possibile costruire due diversi edifici con gli stessi mattoni, se si hanno due diversi progetti, è possibile costruire diversi organismi con campi diversi, anche se le molecole costituenti sono molto simili, come negli esseri umani e negli scimpanzé. È come un libro in biblioteca. Queste sono tutte le possibili proteine dai vermi fino a noi. È la stessa biblioteca, ma bisogna sapere quale libro prendere dalla biblioteca. Questo è il grosso problema con la genetica in sé. Cerca di spiegare come il corpo sa quale libro prendere dalla biblioteca genetica. E noi crediamo che il campo del corpo è quello che decide quale informazione è presa dal DNA. Molte culture del passato hanno esplorato il sistema energetico del corpo. Oggi, i ricercatori teorizzano che il corpo ha un campo di energia, chiamato campo morfogenico o campo del corpo. C'è una gerarchia di campi che organizzano i nostri corpi. C'è il campo dell'intero corpo, poi i campi dei tessuti e poi i campi delle cellule all'interno di essi. I campi del nostro corpo sono dentro e intorno al corpo. C'è un campo complessivo e poi ci sono i campi secondari, campi modulari per braccia, gambe e i diversi organi. Il vantaggio dei campi è che sono intrinsecamente olistici. Tutti i campi sono olistici, anche il campo gravitazionale lo è. Non se ne può tagliare via un pezzo. Se si taglia un verme piatto in 10 pezzi, ogni parte può ricrescere in un nuovo verme. Com'è possibile? Se fosse una macchina, ciò non accadrebbe. Se si taglia una macchina, si ottiene soltanto una rottura della macchina. Ma se si taglia un magnete, un sistema a campi, nonostante i molti pezzi di magneti ottenuti dalla sezione, ognuno ha un campo magnetico completo. Ed è stata questa analogia con i campi magnetici che ha portato i biologi evoluzionisti a suggerire l'idea dei campi morfogenetici al primo posto. E si trattava dei lontani anni 20 del secolo scorso. Quello di campo adesso è un concetto fondamentale nella biologia evoluzionista. Tutti gli esseri umani cominciano la vita come singola cellula che cresce e si divide, sviluppandosi in diversi organi e membra del nostro corpo. Come queste cellule sappiano cosa diventare ha sconcertato gli scienziati e portato all'idea dei campi di controllo in biologia. Abbiamo già scoperto che ci sono diverse parti del campo del corpo.
alcune delle quali sono in relazione con i muscoli e i tessuti connettivi. Un'altra parte del campo del corpo è in relazione con il cervello e il sistema nervoso. E poi ancora una per il campo morfico, che si relaziona con il DNA e le informazioni genetiche del nostro corpo. Quindi il legame con la medicina esiste. Non si tratta di qualcosa di diverso dalla medicina, semplicemente è concettualmente un po' più avanzato. Questi campi energetici possono fornire le informazioni necessarie per il controllo del corpo. Come sa il corpo di dover mantenere una determinata temperatura? Cosa decide o chi decide qual è la pressione corretta per una persona? Nessuno lo sa. Noi diciamo, come idea olistica, che il campo del corpo decide la sintonizzazione di tutte le manopole. I campi morfogenetici, o più in generale i campi di informazioni, sono sistemi di controllo sopra e oltre il livello molecolare o il livello biochimico. Sono sistemi che organizzano il corpo, organizzano l'organismo che si sviluppa, li hanno le piante e anche tutti gli animali. Mantengono la forma del corpo, aiutano l'organismo a guarire dalla malattia o dalle ferite. Sono alla base della rigenerazione. Possiamo anche spingerci oltre e dire che il corpo umano è fatto di informazioni strutturate. O in altre parole, che il corpo umano è un campo energetico, di onde fisse, permanenti, scalari, che sono proporzionalmente organizzate, strutturate e contengono una gran quantità di informazioni. E credo che abbiamo veramente bisogno di un modello del corpo basato sul campo, se desideriamo essere in grado di integrare diverse forme di guarigione o medicina in una comprensione coesa. Il campo del corpo è un campo energetico, riempito di schemi di informazioni. Tutti gli organi del corpo generano i propri campi specifici. Un organo in particolare sembra generare campi significativi che influiscono su tutto il corpo. Il cuore è l'imperatore del sistema. Il fegato e gli altri organi hanno altri compiti, ma il cuore li domina tutti. C'è un concetto nella medicina energetica chiamato cardiologia energetica, che dice che i segnali prodotti dal cuore sono tutti di importanza primaria. Il cuore emette costantemente suoni, onde di pressione, calore, luce, segnali elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Tutte le cellule nel corpo ricevono i diversi tipi di segnali in momenti differenti, perché viaggiano a velocità differenti nel sistema circolatorio. Il cuore genera in assoluto il più ampio segnale elettromagnetico e ritmico nel corpo. Se questo campo magnetico lo si guarda come un'onda portante, è modulato dalle informazioni, quindi è un'onda portante per le informazioni. E il lavoro nel nostro laboratorio è chiaramente impostato su schemi emozionali. In altre parole, se ci si sente arrabbiati o frustrati, irritati, le informazioni che saranno impresse nel campo magnetico sono diverse da quelle di quando si prova affetto, o amore, o compassione verso una persona. Si è scoperto che il cuore ha schemi ritmici del battito che possono essere coerenti o incoerenti. Questi schemi sono strettamente legati alle nostre emozioni e a come ci sentiamo. Quando lo schema ritmico del battito cardiaco è omogeneo e ordinato, lo si chiama ritmo coerente. E il ritmo coerente incanala o sincronizza il ritmo cerebrale, il sistema nervoso, gli organi e le ghiandole. Tutto danza in armonia con quel ritmo cardiaco coerente. Le emozioni positive, quelle che noi tendiamo a chiamare positive, come l'amore, l'apprezzamento, l'attenzione, il perdono, la gratitudine, tutte portano ad uno schema cardiaco molto diverso da quello da cui derivano cose negative, sentimenti come la rabbia, l'irritazione, l'ansia. Essi creano i cosiddetti ritmi incoerenti o schemi disordinati. Dall'altra parte invece abbiamo sentimenti positivi, quando ammiriamo un tramonto e la sua bellezza. Quando il nostro cuore batte con un ritmo coerente, invia al cervello uno schema simile ad un'onda sinusoidale.
La definiamo coerenza cardiaca, perché in ricerca troviamo che il cuore deve penetrare in questo schema ritmico, coerente, sincronizzando il ritmo cardiaco perché il resto del cervello e del sistema nervoso e del corpo possa incanalarsi e sincronizzarsi insieme a quel potente ritmo. Quando sentiamo le pulsazioni, sentiamo l'onda di pressione creata dal battito cardiaco. Non è lo scorrere del sangue, è l'onda di pressione. Quindi ogni volta che il cuore batte, l'onda di pressione va al cervello e attraverso tutto il corpo. E se guardiamo a livello cerebrale, quell'onda di pressione sincronizza tutti i neuroni, come il cervello, che ci dà un effetto di sincronizzazione globale. Quando qualcuno è in uno stato di coerenza, spesso puoi sentirne l'amore, la compassione o la gratitudine. La coerenza è lo stato fisiologico ottimale, che sta alla base dell'apprendimento, della prestazione e che facilita i naturali processi rigenerativi del corpo. Il cuore ha il suo sistema nervoso intrinseco che può percepire, sentire, ricordare ed elaborare informazioni indipendentemente dal cervello. Pensiamo sempre che il sistema di immissione di informazioni sia interamente nel cervello. Ma adesso scopriamo che il cuore riceve le informazioni per primo e poi le comunica al cervello. Alcuni studi hanno dimostrato che il cuore risponde più in fretta del cervello alle stimolazioni esterne. Uno degli studi più recenti svolti nei nostri laboratori ha osservato quella che abbiamo finito col chiamare l'elettrofisiologia dell'intuizione. Alcune ricerche precedenti mostravano come il corpo rispondesse in modo da predire un evento futuro, se l'evento futuro era emotivamente significativo e rilevante per la persona. I partecipanti erano attaccati a dei sensori che registravano l'attività cerebrale, l'attività cardiaca e le interazioni cuore-cervello. Il soggetto sedeva al computer, premeva un tasto e noi registravamo i dati fisiologici. Dopo 6-8 secondi mostravamo una foto. Le foto appartenevano ai due opposti estremi dello spettro di attivazione emozionale. Ai partecipanti venivano mostrate immagini di vittime di incidenti d'auto, di serpenti all'attacco e altre immagini che provocavano disturbo. Dall'altro lato dello spettro emozionale, le immagini includevano fiori o tramonti. Le fotografie erano mostrate ai partecipanti in maniera casuale. La chiave qui è che il computer sceglieva non solo la fotografia, ma il tipo di fotografia, dopo aver registrato i dati. Quindi era assolutamente impossibile per l'oggetto della ricerca, lo sperimentatore, di sapere in qualche modo in anticipo di quale foto si trattasse. Non lo sapeva nemmeno il computer. I risultati furono sorprendenti. Il corpo rispondeva ancor prima che si mostrasse l'immagine. Quello che scoprimo era che non solo il corpo rispondeva prima dell'evento, ovvero di vedere l'immagine, in modo da prevederla, ma che il primo a rispondere era il cuore. La risposta del cuore non solo era più veloce, ma il segnale che inviava variava in base al contenuto emotivo dell'immagine. Osservando i segnali inviati dal cuore al cervello, il cuore realmente inviava messaggi diversi al cervello in base a quello che ci sarebbe stato nell'immagine. Quindi si vedeva un messaggio cerebrale, poi una risposta del corpo nel momento in cui diventava cosciente. Quindi il flusso di queste informazioni intuitive è cuore, cervello, corpo. È necessaria la risposta del corpo perché se ne abbia consapevolezza. Ciò che questi esperimenti ci rivelano cambia la nostra comprensione di fondo di come funziona il corpo umano. Sembra che il cuore e poi il cervello abbiano accesso a un campo di informazioni non legate da tempo e spazio. Se stessimo parlando di una specie di olografie quantistiche o di fisica quantistica, non ci sarebbe niente di nuovo. Adesso stiamo cominciando ad avere dimostrazioni che abbiamo realmente un sistema energetico o elettronico e che esso è primario, non legato al tempo e allo spazio. Il cuore è legato a un campo di informazioni e intelligenza diverso, ma complementare al campo del cervello. È molto chiaro che questi neuroni nel cuore e nel cervello hanno una memoria a breve e a lungo termine. Elaborano informazioni. Altri ricercatori teorizzano che il cuore può essere l'organo principale nell'imprimere informazioni nel campo del corpo. C'è molto tessuto neurale nel cuore.
e noi crediamo che il tessuto neurale sia lì per imprimere l'ologramma. L'olografia corporea del campo del corpo riceve continuamente informazioni attraverso l'onda di pressione del cuore. Dentro al cuore c'è un'enorme quantità di carica. Le onde di pressione in presenza di questa carica, dentro la camera del cuore, sono sufficienti per imprimere le informazioni. Se il cuore trasmette o imprime informazioni, deve esserci un modo per le cellule nel corpo di ricevere queste informazioni. Ci sono cellule di proteine recettori all'esterno della cellula per ricevere le informazioni ambientali. Come sarà oggi la mia giornata? Cosa sta accadendo lì fuori? Cosa vuole il corpo da questa piccola cellula oggi? Capisci cosa dico? La comunicazione intercellulare esiste, ma deve esserci una fonte. Quindi deve esserci un sistema di controllo del corpo. Questo sistema di controllo invia informazioni al corpo attraverso il campo del corpo. Ma cos'è esattamente l'informazione? Pensiamo al corpo come a un sistema aperto che scambia sia materia che energia. Ogni anno dobbiamo mangiare circa una tonnellata di cibo e gran parte di esso viene distribuito. Quindi tutto questo cibo in qualche modo rigira nel nostro corpo e resta estremamente stabile per lunghi periodi di tempo. Alcune persone da adulte sostanzialmente non cambiano anche per 40 anni, perché la struttura fondamentale del corpo non cambia, sebbene anche dopo un breve periodo di tempo non un singolo atomo del corpo è rimasto lo stesso, in quanto gli atomi cambiano e scompaiono. È così, questo è l'hamburger che ho mangiato ieri e tra 3 settimane sarà la carota che mangerò domani e così via. È un sistema molto dinamico, ma resta comunque lo stesso. Quindi, se non è la parte materiale, presumibilmente nemmeno quella energetica, la parte dinamicamente energetica, cosa resta? Deve esserci qualcosa come uno schema di informazioni che tiene tutto insieme. Molti scienziati all'avanguardia teorizzano e hanno dimostrato che siamo un sistema di informazioni ed è totalmente localizzato nel nostro corpo. Noi accediamo continuamente alle informazioni del campo. Il corpo sembra essere costantemente in collegamento con le informazioni, con se stesso e con le informazioni nel campo. Il corpo è sempre alla ricerca di sistemi coerenti, di scambio di informazioni tra tutte le cellule che abbiamo, in modo che ogni singola cellula sappia cosa succede. C'è un ampio sistema di informazioni e alcune persone dicono che la malattia è solo una falla nel sistema di informazioni. E io credo che sia vero. La materia è energia compressa. Le informazioni sono schemi di energia. C'è un flusso di informazioni nel nostro corpo che non comprendiamo ancora completamente, attraverso il sistema nervoso e i tessuti. E anche gli antichi, i cinesi, lo chiamano agopuntura, che è un sistema di flussi di informazione nel corpo stesso. Abbiamo un sistema quando abbiamo una struttura. Le informazioni sono dovunque. Si ha un sistema di informazioni quando c'è un ordine. E la grande scoperta negli anni 80 dello scorso secolo fu che il sistema di agopuntura appariva come un sistema organizzato. Non solo un gruppo casuale di meridiani di agopuntura. Sembra, dopo alcuni esperimenti, che volessero organizzarsi in un certo ordine e che volessero comunicare reciprocamente in una certa direzione. Stiamo quindi dicendo che le informazioni hanno un ordine e che ciò che determina il campo del corpo è l'ordine stesso. L'attuale regolamentazione dell'intero organismo e di tutte le cellule, la coordinazione di tutte le cellule è raggiunta con l'aiuto di questi campi di informazioni. Questi campi di onde scalari garantiscono che ciascuna cellula sappia cosa stia facendo qualsiasi altra cellula in ogni momento e abbiamo oltre 70.000 miliardi di cellule. Sono moltissime informazioni e possono essere elaborate soltanto con l'aiuto di questi campi strutturati. Infine, secondo Einstein e più recentemente anche secondo altre persone, l'energia e le informazioni devono essere interscambiabili. Bene. Quindi le informazioni diventano un tipo di energia perché rappresentano un ordine nello spazio. Va bene? Sono interscambiabili?
Ma d'altra parte, nella pratica, quello che succede è che si ottiene un'onda di energia e che su quell'onda si imprimano le informazioni. E la quantità di informazioni che si possono imprimere sembra non avere limiti. La medicina informazionale, che prende le informazioni e cambia le informazioni disturbate, sarà la medicina del futuro. Apparentemente il sistema di controllo del corpo non è rappresentato dai geni o la chimica, ma dalle informazioni, che sembrano essere disponibili nel campo del corpo. È possibile immettere nuove informazioni nel corpo per influire sul benessere? È esattamente quello che sta facendo un gruppo di ricercatori. Abbiamo imparato come arrestare la distorsione delle informazioni, che si verifica come risultato di diversi processi della malattia. Una volta arrestata la distorsione in maniera sufficiente, la fisiologia comincia a lavorare, la chimica va a posto, ci sono veramente bellissime storie di guarigione da raccontare. Semplicemente perché abbiamo imparato come correggere la distorsione delle informazioni nel campo del corpo. La malattia è in un certo senso un'informazione errata e quindi, se possiamo accedere all'informazione appropriata, correggiamo l'errore. È quello che un certo numero di nuove modalità energetiche sta facendo. In fondo, correggono l'errata informazione. Quando avevo 20 anni, mi fu diagnosticato un tumore alla tiroide che era necessario operare. Mi fu rimosso tutto tranne un quarto della ghiandola tiroidea. Da allora dovetti prendere un ormone sintetico per avere l'ormone di cui avevo bisogno. Qualche anno dopo mi fu diagnosticata la sindrome da affaticamento cronico e alcuni anni dopo una fibromialgia e quindi continuai a sentirmi sempre più debole. Mio marito doveva prendermi in braccio se desideravo alzarmi dal letto. Doveva imboccarmi, mettermi a letto e imboccarmi. Stava così male, al punto che la dovevo lavare e la portavo dal letto al bagno. Facevo cose di questo tipo, giusto perché lei potesse sopravvivere, un giorno dopo l'altro. Non sapevo davvero cosa fare per quel tipo di malattia. Mi era stato detto che dovevo conviverci. Non potevo aiutarla. E tutto quello che mi diceva, le ferite che le procuravano dolore o altro, non c'era niente che io potessi fare per aiutarla, né nessun altro. Non sapevamo. Infine il mio medico mi disse: Vanessa, lo sai, arrivati a questo punto non so cosa fare per te. Tutto quello che posso fare è provare a darti farmaci che ti facciano sentire meglio. Ma vorrei consigliarti di vedere questo nutrizionista. Forse potrà aiutarti a capire cosa puoi mangiare o almeno puoi cominciare ad assimilare nutrienti da qualcosa. Vanessa mi fu indirizzata dal suo endocrinologo. Quando venne da me la prima volta, non era letteralmente in grado di passare un intero giorno fuori dal letto. Aveva perso molti chili. Era allergica quasi a tutto. Avevo grossi problemi a trovare cibi che potessi mangiare. E questo mi rendeva molto debole. L'interno della sua bocca era pieno di ferite. Le labbra avevano piaghe multiple. E i suoi capelli erano come paglia e li perdeva. La prima cosa che feci fu l'esame NES, il sistema nutrienergetico. Il sistema è pensato per determinare le aree di distorsione nel campo del corpo. Le nuove informazioni sono rese disponibili nel corpo attraverso l'ingerimento di capsule contenenti uno schema di informazioni. Con lei ho cominciato con la dose che di solito si usa per un bambino, perché i suoi campi energetici erano molto deboli. Quindi abbiamo iniziato con molta cautela. Dopo circa 2 mesi che andavo da Deborah, una mattina mi svegliai ed ebbi una sensazione che non avevo mai avuto. Sapevo che quella era la risposta. Mi sentivo così bene che mi misi a piangere. Mi misi a sedere al centro del letto e non feci altro che piangere.
In circa 6 mesi ha raggiunto un livello energetico in cui il corpo cominciava a trasferire messaggi più efficacemente ad ogni strato attraverso cui passavamo. Dimostrava notevoli cambiamenti del suo stato di salute. Dal mio punto di vista maschile, ed essendo un ragazzo del sud, beh, con la mia educazione all'inizio pensai che fosse stregoneria. E nutrivo i miei dubbi. Mi ci volle un po' di tempo. Ma adesso vedo che tutto ciò è fenomenale. Mi sono rimessa abbastanza in salute da pensare di vivere di nuovo una vita normale. Adesso posso pulire da me la mia casa. Posso cucinare, posso anche lavorare in cortile. Posso perfino lavare la macchina. Posso fare cose che non avrei mai pensato di essere di nuovo in grado di fare. È una svolta a 180 gradi rispetto al punto di partenza. È una vera e propria svolta. Non so davvero come spiegare la differenza di come mi sento. È come se fossi morta e rinata. Non avrei mai pensato di sentirmi di nuovo così. Ho riavuto la mia vita. Ho riavuto la mia vita ed è stupendo. Siamo sulla soglia di una comprensione del tutto nuova di come le malattie si verificano, di come si trasferiscono le informazioni e di come migliorare il trasferimento delle informazioni negli esseri viventi. C'è un vasto aumento di malattie croniche nella nostra società e credo che con l'uso di questi metodi di informazione possiamo curare le malattie croniche che prima non potevano essere curate. Uno degli esempi più notevoli dell'efficacia e dell'effetto istantaneo della medicina informazionale, di cui ho sentito parlare di recente, aveva a che fare con questo sistema chiamato terapia del campo. Una psicologia energetica che dovrebbe curare e cambiare pensieri negativi intorno a noi. E la teoria è che pensieri negativi ci avvolgono come una rete e influiscono sui sistemi corporei. Usano questo sistema in Kosovo con i sopravvissuti della guerra nella ex Jugoslavia. Si tratta di famiglie fortemente traumatizzate, poiché le politiche della pulizia etnica erano di uccidere metà della famiglia, così da demoralizzare i sopravvissuti. Si è preso un gruppo di persone con grave sindrome da stress post-traumatico, che avrebbe avuto bisogno di anni e anni di psicoterapia, farmaci e tutti i tipi di terapia convenzionale. Hanno applicato la terapia del campo di pensiero. E il 100% dei partecipanti si sentiva virtualmente meglio, istantaneamente, al punto che le persone ridevano e scherzavano. Erano completamente guarite dal trauma. Anche i terapeuti di psicologia energetica sono stati completamente spiazzati dal potere di questa modalità, ma questo ci dà un piccolo esempio del potere dell'uso delle informazioni come medicina. Quindi la cosa più importante da fare per le persone è di prendersi la totale responsabilità della propria salute. Non pensare che essa provenga dall'esterno e che qualcun altro possa fornirla. E assumersi la totale responsabilità può significare che le persone debbano cominciare a scegliere i pensieri da fare. Quindi si trovano con uno stato d'animo positivo, lo stato d'animo che più contribuisce alla guarigione. Una delle cose fondamentali che va cambiata in futuro nella medicina è l'attenzione sul gene come soluzione ad ogni malattia. Se si guarda su cosa si concentra l'epigenetica, si avrà la comprensione che il gene è veramente subordinato al sistema esterno delle informazioni. Quindi, invece che al gene, dobbiamo guardare alle informazioni in quanto oggetto da decifrare, per così dire. Dobbiamo pensare ai sistemi di informazioni che regolarizzano le cose che vanno male. Credo che non ci siano dubbi in merito al fatto che l'assistenza sanitaria oggi, a livello globale, sia in crisi. È una crisi di significato, una crisi di leadership ed è una crisi dei nostri modelli e della nostra comprensione di ciò che promuove o facilita la guarigione.
agiamo come se fossimo in guerra con il cancro. Cerchiamo la distruzione invadendo gli organismi. È un modello bellico tra salute e malattia e su come curare la malattia. Ma il corpo umano non è fatto per queste cose. Dobbiamo imparare dalle altre culture e tradizioni, dalle osservazioni di tutti i tipi di guaritori che stanno lavorando oggi nelle nostre culture. Dobbiamo prendere il meglio della scienza moderna e usarla, integrarla con ciò che si sta verificando. Abbiamo bisogno di incoraggiare una rivoluzione che sposti il nostro modello da un orientamento basato sulla malattia ad uno basato sulla guarigione. Fatto questo movimento, si diventa reattivi a una varietà di diversi fattori che possono facilitare o migliorare le nostre capacità naturali di guarigione. Penso che possiamo dire a ragione che la rivoluzione è cominciata non solo nel mio caso. Ci sono ricercatori in tutto il mondo che la pensano allo stesso modo e che hanno dati sulle ricerche che possiamo integrare a queste nuove idee nel campo del corpo. Penso che adesso abbiamo una proficua teoria scientifica su come il corpo immagazzini ed acceda alle informazioni. Quindi la rivoluzione medica è nelle nostre mani. Quello che vorrei vedere, infine, è uno spostamento dal modello incentrato sulla malattia a quello incentrato sulla guarigione. E invece di pensare di avere le risposte, lo sappiamo dall'opera di William Tiller e di altri. Abbiamo scoperto che quando si comincia a lavorare con la guarigione riconnettiva c'è una quantità di
credo che la chiami energia termodinamica libera in eccesso, che viene rilasciata. Se fosse solo energia o guarigione energetica, invece di riconnessione, per sprigionare una tale quantità e perché si verifichi il cambiamento nelle persone, sarebbe necessario che la temperatura della stanza salisse oltre i 300 gradi centigradi. Ovviamente ciò non accade, perché stiamo addentrandoci in qualcosa di nuovo e diverso. La coerenza è il naturale stato risonante del corpo umano. In altre parole, noi umani abbiamo una frequenza risonante. Ed è anche quello che noi chiamiamo un miracolo comincia con un cambiamento nel modo di pensare. È come quando ho cambiato i miei pensieri sul tumore e decisi che era il mio migliore amico e la mia guida, invece di pensare che fosse la peggior cosa che mi fosse mai accaduta. Fu quello il miracolo, quando gli concessi di rimanere fino alla fine dei miei giorni. Quello fu il miracolo. La gente pensa che sia il risultato finale, ma non lo è. È il cambiamento nel pensare che conduce a uno stato interiore del tutto diverso.